Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo per la primissima volta su Monster Hunter World, gioco che vi ho tenuto praticamente nascosto, non sapevate nulla, ma eccoci qui. Siamo con questo primissimo video qui sul canale, probabilmente non sarà l'unico perché ci saranno sicuramente delle cooperative magari con Naraku. Insomma, vedremo, però ci divertiremo sicuramente. E voglio sapere assolutamente la vostra se volete qualche altro video dedicato al gioco. Intanto quest'oggi siamo praticamente all'inizio, non ho mai effettuato una caccia vera e propria, ve lo dico, e non sono avvezzo ai Monster Hunter, però questo gioco mi intrigava tantissimo e ho voluto provarlo assolutamente. Quindi abbiamo da accettare l'incarico di Yagras, una cosa del genere, della foresta antica. Dovrebbe essere una sorta di tirannosauro, mi è stato detto. Quindi, banco delle missioni. Abbiamo qui la nostra assistente, che insomma ci siamo salvati insieme dalla nave. Vabbè, è successo un bordello che non sto nemmeno a dirvi. Siamo quindi qui ad Astera, mi sembra, sì. Quindi, coraggio, accetta la missione Yagras della foresta antica e mettiamoci all'opera. Ok, nuova missione. Vediamo, le missioni prevedono obiettivi come l'uccisione di mostri. Per iniziare una missione dovrai prima accettarla. Incarichi, completa queste missioni per avanzare nella storia. Missione, vabbè, taglie. Ok, eventi, va bene. Sì, usciamo dal tutorial. Quindi noi dobbiamo andare ovviamente su incarichi. Yagras della foresta antica livello 1. Lì abbiamo la mappa. Bene, bene. Quindi cosa dobbiamo fare? La comparsa dello Zoa Magdaros ha innescato vari cambiamenti nell'ecosistema locale. Avvia un'indagine nel territorio dei Yagras e, se necessario, elimina alcuni esemplari. Comunque dobbiamo uccidere 7 Yagras e probabilmente anche il boss, credo. Ma vediamo, portiamoci in missione. Quindi accettiamo la missione. Ok, missione accettata e dobbiamo recarci noi. Esplora liberamente Astera durante i preparativi. Consuma un pasto nella mensa. Fai rifornimento. Ok. Controlla l'angolo superiore sinistro dello schermo. Quando la missione è pronta per iniziare apparirà una notifica. Ok. Ultimati i preparativi, premi. Va bene. Ok, quindi credo che la missione si debba in realtà caricare. Siamo ovviamente in single player. Possiamo durante il caricamento andare un attimino in giro a magari rifocillarci o fare qualcosa. Quindi credo che siamo pronti a partire. Vediamo. Partire per la missione, no, partiamo. Ecco qui, abbiamo il nostro Fairy Rocco, il nostro carissimo amico. Quindi ci vediamo in missione. Ok signori, siamo in zona missione, probabilmente. Questo è il nostro primo incarico. Riepiloghiamo i punti chiave di ogni missione. Ok. Regola numero 1. Completa l'obiettivo che ti è stato assegnato. Semplice, no? Va bene. Ogni missione ha un obiettivo. Portalo a termine e la missione verrà considerata compiuta. Questa volta dobbiamo eliminare un determinato numero di Yagras. Diamo un'occhiata alla mappa. Ok, quindi lo scopo della missione è eliminare soltanto i 7 Yagras. Poi non credo anche qualcun altro. Tragitto verso la base. Ricordi quei mostriciattoli? Sì. Se non sbaglio li abbiamo visti qui intorno. Forse è il caso di perlustrare la zona. Va bene, quindi noi partiamo. Regola numero 2. Usa la dalla zona praticamente in basso a sinistra della mappa e dobbiamo arrivare verso la zona centrale, quindi verso nord dobbiamo andare. Cassa scorte per ogni missione. Cacciatori una specifica dotazione di oggetti. Ok. Tutto al suo interno. Dai un'occhiata e scegli cosa portare con te. Vediamo. Allora, dovremmo avere quindi una cassa scorte. Qui c'è ancora sto tutorial in mezzo. Sì, eccola qui, cassa scorte. Allora, ci mettono a disposizione delle pozioni. Razioni, oddio, le sto prendendo. Fiala vuota, ok. Vai, sì, credo di aver preso tutto. Quindi premi quadrato per usare un oggetto. Devi prima. Ok, perfetto, praticamente dobbiamo switcharlo. Va bene. Oddio, se premo quadrato adesso. Dov'è la mia energia, tra l'altro? Non la vedo. Ok, se premo quadrato adesso. Ah, ecco, devo tenere premuto L1 per poi switchare gli oggetti. Va bene. Quindi, allora. Dovrebbero essere questi qui i Yagras, no? Vediamo. Qualcuno mi dice da qualche parte come si chiamano sti cosi. Allora, vediamo. Accovacciati con X. Dovrebbe essere. Ah, ok, dobbiamo prima fermarci, giustamente. No, probabilmente non sono questi qui i Yagras. Qui quando estraiamo l'arma praticamente diamo subito una botta al terreno. Intanto, come potete vedere, ho preso lo spadone
non ricordo nemmeno come si chiama. Però insomma, mi attirava parecchio. Ho detto, vabbè, prendiamo questo qui. Comunque dai, ci vediamo fra pochissimo. Bene, credo che abbiamo trovato i Jagras. Dovrebbero essere questi qui. Perché non c'è da nessuna parte scritto come si chiamano sti mostri? Vabbè, comunque noi proviamo ad attaccarli qui, Non ricordo nemmeno le combo. Ah, ok, ci sono scritte lì però le combo. Vediamo, io vado più o meno a casaccio, ve lo dico. Dovrò migliorare tantissimo, anche perché sono all'inizio del gioco, vi dicevo. E quindi non ho ancora cacciato minimamente. La mia ultima caccia risale a... alla open beta, sì, alla open beta con appunto Naraku. Per chi lo conoscesse. Quindi, allora, continuiamo. Ma li abbiamo uccisi? Sì, ne abbiamo uccisi due. Quindi quelli lì sono crepati. Vediamo se ci hanno lasciato qualche drop, credo di sì. Rocciolo, rocciolo, munizioni per la fionda che possono essere usate per colpire creature. Ok. Stiamo scuoiando? Sì. Materiale di Jagras ottenuto tramite ricavo. Ok, molteplici usi. Quindi sì, praticamente riceviamo dei drop da parte dei mob che uccidiamo, ecco, alla fin fine. Quindi, continuiamo, continuiamo. Dove sono andati gli altri? Non li vedo più, eccoli qui. Ci avevano lasciati da soli. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare qui dentro? Mi sa di sì. Vediamo. Eccoli qui, ci sono altri Jagras. Quindi dai. Ok. Dai, allora, sfrutta gli insetti abbaio per stordirli. Insetti abbaio. Come si fa ad utilizzare questi insetti abbaio? Tanto qui non so se ci avete fatto caso, ma ne abbiamo quasi già uccisi 7, di sti qui. Ah, ok. Mi sa che li abbiamo abbaiati per l'appunto. Comunque questa spada è troppo, troppo lenta. Voi non so, magari all'interno dei commenti. E ovviamente per chi segue il gioco, per chi ci gioca, per chi è interessato, fatemi sapere magari quale arma utilizzare. Perché sto spadone, ok, è figo, sembra fare danno, ma sinceramente è troppo, troppo lento. Cos'è sto R1? Cosa fa? Intanto scuoiamo con questi Jagras. Ritorno alla base tra un minuto. Quindi ritorno alla base praticamente automatico. Non dobbiamo tornare noi indietro? Credo di no. Comunque questa è una caccia alla fine di prova, È una caccia molto molto semplice. Nessun boss, nessun mob incredibile, impressionante. Quindi, insomma, ce la siamo visti benissimo qui, direi. Ed è soltanto l'inizio. Questi qui dovrebbero essere gli insetti brillo. Vediamo, colpiamoli. Sì, infatti, quando vengono colpiti esplodono e quindi accecano anche il nemico. Oddio, come dovrei fare a completare adesso questo incarico? Perché mi sembrava di aver capito che entro un minuto saremmo tornati automaticamente alla base. Invece a quanto pare no. Dovrei... ah, ok, forse eravamo ancora in battaglia e quindi non potevamo tornare. Usciti dalla battaglia, quindi concludiamo la missione e torniamo probabilmente... no, ecco, tempo di completamento 3 minuti e 55. Queste sono le nostre ricompense. Jagras scaglia, pelle, scaglia, ok, quindi questi sono i drop. Artiglio affilato, queste sono tutte cose che devo capire assolutamente, perché per il momento non ci capisco nulla. Vendi tutto o invia la cassa oggetti? Guardate, io invierei tutto alla cassa oggetti, perché non vorrei vendere magari roba importante, anche se dubito che ci abbiano dato della roba... ecco, parecchio importante all'inizio, nella prima missione. Quindi usciamo. Ok, riceviamo anche la moneta di gioco, credo. Quindi 720, che è praticamente la ricompensa base. È stato aggiunto un nuovo filmato alla galleria, va bene. E quindi mi sa che torniamo sì ad Astera. Ok, siamo tornati ad Astera. Il comandante quindi si congratula con noi, ovviamente. Vediamo. Niente di strano per quanto riguarda il loro habitat, ma il loro numero sta continuando ad aumentare, capisco. Forse ti sembrerà banale, ma i Jagras non sono l'unico pericolo che si... no, ovviamente, sono i più scemi, probabilmente. Abbiamo inoltre ricevuto dei rapporti riguardanti un gruppo di Kestodon fuori controllo. Deve essere l'influenza dello Zora Magdaros. Dovevamo aspettarcelo. Molto bene, il tuo compito sarà di trovare il branco di Kestodon e ridurne il numero. Verrò anch'io, non vorrei che ti faccia... ok.
Quindi mi sa che ci stanno dando già la seconda missione. E ora è possibile partire in missione con altri giocatori tramite una sessione online. Attivare la funzione di chat locale, vocale? No, personalmente no. E quindi sì, otteniamo finalmente la possibilità di andare in missione online, che è la cosa che mi interessava tantissimo. E quindi potremo anche finalmente iniziare con delle cooperative sicuramente molto ma molto interessanti. E chissà, potremo anche giocare insieme qualche volta quando ci becchiamo ovviamente online. Quindi signori, io a questo punto, dopo questa primissima caccia, direi che possiamo anche concludere qui questo primo video su Monster Hunter. Voglio sapere prima di tutto se vi interessa come gioco, se volete delle altre cacce in cooperativa con altri youtuber che sicuramente arriveranno. Quindi a questo punto mi piace, commento, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video. C'è un modo per salutare qui, credo di sì, solo non so come fare. Comunque, a questo punto, noi ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo. Fermi un attimo, così vi saluto per bene. Allora, vediamo. Ecco qui, ci diamo appuntamento come al solito. No, no, non mi posso buttare giù? Non ci credo, volevo buttarmi giù in mare. Dai, dai, fatemi tuffare per favore. Posso saltare? Posso fare qualcosa? Io non posso fare nulla. No, non posso. Vabbè, volevo farmi un tuffo a mare. Quindi signori, ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video.